L'isola dei famosi 2018, Rosa e Francesca criticano gli altri naufraghi. Nel daytime di lunedì 9 aprile la modella napoletana e l'ex pupa hanno continuato a mantenere le distanze dal resto del gruppo. Un nuovo appuntamento dedicato al popolare programma televisivo L'isola dei famosi 2018, a due passi dalla finalissima. Nel daytime andato in onda oggi pomeriggio, cancelletto Rosa Perrotta e cancelletto Francesca Cipriani hanno criticato l'atteggiamento di tre compagni d'avventura. Alessia, Bianca e Amaurice considerati falsi dalle due naufraghe sospese. Anche se il reality incentrato sulla sopravvivenza si sta avviando alla conclusione, su Playa Dos continuano a scaldarsi gli animi dei concorrenti rimasti in gara, le due naufraghe sospese cioè Rosa Perrotta e Francesca Cipriani hanno considerato falsi gli altri compagni d'avventura, in particolare secondo la modella napoletana, e l'ex pupa, il comportamento di Alessia Mancini, Bianca Azzei, e Amaurice Perez, verso Jonathan Cascania non è corretto. Nello specifico l'ex tronista ha ricordato alla Cipriani che la moglie di Flavio Montrucchio, la cantante sarda, e il pallanuotista cubano non sono sinceri, infatti la scorsa notte avrebbero parlato male dell'esperto di moda. Dopo aver fatto queste rivelazioni, Rosa ha detto a Francesca di essere contenta di averla conosciuta, e ha precisato che non avrebbe mai voluto far parte del gruppo della Mancini, perché composto da persone caratterialmente molto diverse da lei. Anticipazioni della puntata di stasera. Finalmente tra pochissime ore, su Canale 5 andrà in onda la semifinale del programma condotto da Alessia Marcuzzi, che vede ancora in gara, Amaurice Perez, Bianca Azzei, Nino Formicola, Alessia Mancini, Jonathan Cascianian, e le due naufraghe sospese Francesca Cipriani e Rosa Perrotta. Le anticipazioni annunciano che nel corso della puntata di stasera ci sarà un momento molto emozionante, infatti i concorrenti potranno vedere la propria trasformazione fisica, attraverso uno specchio. Il primo finalista, cioè Amaurice, riceverà un'inattesa sorpresa dalla sua terra, invece Jonathan finito al televoto settimanale con la Mancini, avrà sicuramente un confronto con Bianca Azzei, per averlo nominato. In studio sarà accolta l'ultima eliminata, ovvero Elena Morali, che avrà modo di raccontare la sua verità sulle dinamiche dei gruppi, il tutto mentre l'inviato Stefano De Martino farà eseguire ai naufraghi l'ultima prova a ricompensa di questa edizione. Per ricevere ulteriori notizie su questa trasmissione, è opportuno seguire il sito Blasting News, sempre aggiornato.